Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie C e di calciomercato del Pescara. Quali novità ci sono? Lo chiedo subito in diretta a Massimo Profeta che è qui accanto a me. Buon pomeriggio a te, Gigliola, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Naturalmente siamo solo agli inizi perché c'è una partita ancora da disputare, il ritorno alla finalissima per la promozione in Serie B di fronte il sorprendente Lecco e il Foggia all'andata, ricordiamo, perché Lecco ha vinto lo Zaccheria per 2-1 il ritorno alle 17:30 appunto in terra lombarda domenica prossima. E quindi tutto ancora fermo, però insomma ci sono tante chiacchiere, come si suol dire, in questi giorni. Perché è così, non ci sono delle trattative già avviate. Il Pescara, però, ti posso dire che ci sono delle chiacchiere già ben avviate per quanto riguarda Daniel Sannipoli, che è un centrocampista che lo scorso anno si è messo in evidenza nel Latina, è un classe 2000, portato a Latina proprio dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo abruzzese ex Teramo, è stato a Latina e tra poco firmerà. Non è ancora ufficiale per ovvi motivi, perché insomma i dirigenti e i calciatori hanno contratti sino al 30 giugno, firmerà con il Pineto. Sannipoli è un 2000, è un intermedio che diciamo si sposa perfettamente al gioco di Zeman, il classico intermedio, appunto la classica mezzala che attacca lo spazio, attacca la profondità e va anche alla conclusione. Il Pescara ne sa qualcosa perché Sannipoli ha segnato un gran gol nella partita di ritorno che si giocò proprio a fine gennaio l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Il Latina riuscì a pareggiare per 2-2 dopo che il Pescara di Colombo era stato in vantaggio per 2-0. Ci sono conferme anche su Lorenzo Lucchesi, che è un ventenne di Belle Speranze, scuola fiorentina. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, c'è da dire che insomma Rafià sicuramente saluterà, Rafià è il pezzo pregiato del club biancazzurro. Su di lui ci sono diverse squadre, non solo il Genoa ma anche il neopromosso Frosinone e anche il Venezia, squadra di Serie B, ambiziosa, squadra che ha fatto quest'anno i playoff, squadra in cui fila opera il DS pescarese Filippo Agomeri Antonelli. Venezia, cui è interessato naturalmente, che è interessato anche a Mesic, altro giovane interessante del Pescara, difensore centrale slovacco classe 2001, che è stato valorizzato proprio da Zeman. Mesic piace anche a Palermo e Pisa, quindi a due squadre di Serie B. Però probabilmente Mesic resterà per un'altra stagione alla corte di Zeman proprio per completare il suo processo di maturazione. Lescano, altro giocatore ambito da tanti club, ci sono Ascoli e Reggiana. Lescano, attaccante italo-argentino che ha segnato 20 gol, potrebbe anche salutare il Delfino. A questo punto si parla anche di Merola che ha fatto molto bene a Pescara, ma è di proprietà dell'Empoli. Allora la situazione è questa, Gigliola, perché Merola vuole restare a Pescara, vuole restare soprattutto con Zeman, che lo ha valorizzato già lo scorso anno a Foggia, dove riuscì a realizzare 10 gol. Quest'anno 8 più 6 assist da gennaio a giugno nel Pescara. L'Empoli, il DS Accardi, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo pescarese Daniele Dell'Icarri. È stato molto chiaro: il giocatore andrà via a titolo definitivo, quindi bisognerà trovare la quadra con l'Empoli. Però noi crediamo, siccome c'è proprio la volontà espressa, la volontà manifestata dal giocatore di rimanere a Pescara, si troverà sicuramente una soluzione importante e definitiva che possa andare bene a tutti e due i sodalizi e soprattutto al ragazzo. Saluteranno sicuramente Cancellotti, Crescenzi, Mora, sono tutti giocatori che hanno il contratto in scadenza. Saluterà lo stesso portiere Sommariva. Ingrosso, che ha un altro anno di contratto, classe 89, potrebbe andare a rinforzare il neopromosso Pineto del confermatissimo Daniele Amaulo. Insomma, il Pescara Gigliola è destinato a cambiare pelle in questo mercato, che però deve ancora cominciare ufficialmente. L'ultima sul ritiro, perché tra oggi e domani si deciderà dove andrà il ritiro al Pescara. Forse in Canada, probabilmente no, resterà qui, ovvero a Poggio degli Ulivi, tra Poggio degli Ulivi e lo stadio comunale Ughetto di Febbo di Silvi Marina. Però staremo a vedere, insomma, tra oggi e domani sapremo quale sarà la location e quali saranno le date ufficiali del ritiro biancazzurro. Zeman tornerà tra mercoledì e giovedì della prossima settimana per firmare il
rinnovo, ma non ci sono dubbi perché l'accordo c'è già stato via telefono con il DS dell'Icaria, anzi via telefono, c'è stato proprio un incontro, ne abbiamo parlato con dovizia di particolari 2 giorni fa a Roma a casa del Boemo e quindi sono d'accordo su tutto, il tecnico biancazzurro, il tecnico Zeman e il club biancazzurro. Facciamo anche gli auguri a Zeman perché oggi si sposa il figlio Karel.